Fratelli, e razzurri, amici di Facebook e Instagram. Buongiorno a tutti, ragazzi. Un saluto a tutti gli iscritti al canale. E buon lunedì 7 ottobre, ragazzi. Quindi da oggi ufficialmente iniziano due settimane di eh, c'è la sosta, c'è la sosta, c'è la Nations League. C'è sta rottura di scherzo infinita. Perché fai 3-4 partite, 5 partite e, e ti blocchi. Quindi, già la seconda sosta, nel giro di neanche due mesi, da, non è iniziato neanche da due mesi il campionato. Comunque, detto questo, abbiamo da parlare della nostra Inter perché eh, andiamo un attimino un po' più a freddo, diciamo proprio a freddo. <ride> Guarda come siamo conciati qua. Ho sentito che giù ci sono 27, 28, 30 gradi al sud ancora, quindi un po' più a freddo della partita. E poi magari due cose le diciamo su quello che è successo anche nel weekend a livello calcistico. che... A noi ci è, ci è piaciuto molto, però prima di questo, ragazzi, intanto vi ringrazio. Vi ringrazio per il video. Chi non l'ha ancora visto, andate a vedere ieri il video delle live reaction. C'è un momento veramente fantastico sul 3-1 per l'Inter, ragazzi. Guardatevi il 3-1 per l'Inter, sempre del Ticus. ovviamente, e, È una cosa tra me e Pardo quella roba lì. Quindi, live reaction che ho postato ieri e soprattutto il video, eh, il video dei 16 anni di derby, quindi ringrazio tutti, tutti coloro che hanno eh, commentato il video ieri facendo i, gli auguri al mio, al mio figlio Peloso, al Pelosetto che poi è parte integrante anche lui adesso ovviamente ve l'ho detto è un po' vecchietto, nell'ultimo anno la scala non riesce a farla quindi non viene più su come prima però... Ogni presente in tanti video e anche in tanti collegamenti via Skype con, con Top Calcio 24 spesso compariva. Quindi grazie, andate a vedere il video, insomma che bello, ci sono un po' i 16 anni di derby. Da quando l'abbiamo preso che era piccolino in sci, in, sci, l era, l era in sci, il 6 ottobre del 2008 è nato. Quindi, ehm, questa è una cosa, parliamo dell'Inter, parliamo. Parliamo dell'Inter prima di parlare delle altre. Allora, um, qualcuno mi è venuto a commentare, non ho capito, cioè, eh, non mi sembra che io nel video post partita abbia detto no, basta, ma oh, che schifo, che merda, dove dobbiamo andare? Ha detto no, cose buone, abbiamo fatto cose buone, non una bellissima Inter. E adesso vi spiego anche il perché, per come la vedo io. E le, le solite cazzate, eh, siccome diventano ripetitive, sono due gol alla volta. Secondo me sono troppi. È una cosa. Però qualcuno mi è venuto a scrivere: Ma no, Diego, ma. cioè, il Tristone è un altro: è quello che, che è tutta una merda a prescindere. Però permetti che quasi al 10 di ottobre, se vedo che prendiamo due gol a partita, due cose le dico. Capito che non è solo la difesa, ha capito che c'entra tutta la squadra. Neanche sempre, perché spesso può essere che è l'errore individuale, la cazzata individuale. Però se ci sono delle cose che non vanno bisogna dirle, no? Eh, lo lo le dicono i giocatori, no? Cioè, è sempre tutto, non è tutto a posto. Perché l'Inter, l'approccio, non è stato come quello di Udine, dove lì sì che minchia, dopo 40 secondi era già nella loro area a fare gol. Non è stato quello. Perché l'Inter fino al ventesimo, fino a che non c'è stata l'espulsione giustissima giustissima ho sentito parlare eh, qualche gobbo che non c'era l'espulsione ho visto anche dei cosi come sai se quelle cose su TikTok no no ma cioè cazzo la caviglia si piega se non è espulsione quella però fino a quel momento lì l'Inter l'approccio sì, teneva il pallone, andavamo da destra a sinistra, da sinistra a destra, ma non facevamo un cazzo. Tant'è che il primo tiro in quei 18-19 minuti lo fa il Torino, un gran tiro di Ricci e una bella parata di Somme, no? Quindi non è stato poi dopo l'Inter ha iniziato a creare, fare, e disfare. Eh, comunque avevamo l'uomo in più, che non è poca cosa. Però fino a quel momento, per quello dico, non è stata quell'Inter <coughs> che poi Santo Ticus... Santo Ticus perché un cyborg? Perché uno non pensa una persona normale con un'entrata del genere finiva il Gaetano Pini? Per chi è di Milano, no? Quindi fa tripletta addirittura. Però se non avesse fatto tripletta lui ci siamo mangiati una barca di gol, anche lì abbiamo de dei problemucci, no? Quindi è chiaro che si gode e si stragode. Ho detto che tre punti sono fondamentali, vengano come cazzo vengono. Ma l'Inter ha meritato di vincere, non è che non ha meritato. Il problema è che anche quando meriti, le, le, feri, le riapri tu da solo, ste cazzo di partite, tu le riapri. Eh. Perché se come fai il 2-0, non può trovarsi quello. Stavamo facendo chi non salta rosso nero, cazzo. <ride> Sia lo stadio, chi ce l'ha, perché ovviamente lo sa io da casa perché si vede nelle live reaction. E a un certo punto, Zappata è dentro l'area. Ha fatto la cagata. Bissec, eh, siamo sul 3 a 1, belli tranquilli. Che stiamo, eh, c'è la a fare quella pirlata lì. Dove doveva andare quello lì? Quello è un errore individuale. Poi ci sono anche, cioè, poi bisogna vedere come è arrivato lì. Ci sono stati degli sbagli. Quindi poi ci sono sempre degli sbagli di squadra eh, perché i primi difensori poi devono essere gli attaccanti, davanti alla difesa ci deve essere un centrocampo che faccia da scudo. no? Quindi non è neanche sempre colpa della difesa. O sempre. Eh, eh. Quindi, però, se ci sono delle cose che, che si devono migliorare, se vuoi arrivare. Uno mi ha scritto: Sì, ma tanto i campioni si possono vincere anche così. Ma non lo so, eh, non lo so perché mica voglio fare sempre tre gol se ne prendi due. Le partite si possono vincere anche 1-0, come le abbiamo vinte, no? Spesso. Anche soffrendo, ma anche 1-0. Quindi. Cose, cose belle. Quindi parliamo anche un po' dei singoli giocatori. Vabbè, tu strepitoso, ragazzi. Ticus. Non, eh, non ho più aggettivi per il Ticus. Eh, ha 7 gol, se non sbaglio. Non ha 7 gol, ha 7 gol. Beh, lui aveva detto all'inizio stagione che il suo, il suo upgrade sarebbe stato. voleva arrivare doppia cifra però a 20 e doppia cifra anche come assis quindi continua così Ticus perché è una cosa ci piace molto dall'altra parte un Lautaro Martinez che proprio no ha fatto veramente avevo detto 6 passi indietro 10 passi indietro perché poi è vero che c'è nell'azione nell del terzo gol però anche lì è, cioè, il toro vero fa gol lui lì come in altre occasioni no quindi eh, Boh, non lo so, aveva dato secondo me segnali col Milan e poi segnali di continuità ovviamente con le altre due partite dove aveva dove aveva segnato. E quindi eh, speriamo che adesso questa però è ripartito ancora con la NASA cazzo di nazionale, ma porca po' ma, ma anche lì, no? Io non so più neanche cosa dire sulle nazionali. Perché poi, vabbè. Comunque. Centrocampo Centrocampo mi è piaciuto molto Miki Miki aveva dato già dei segnali in Champions e, e secondo me è stato il migliore, il migliore del centrocampo, perché Cialanoglu ha fatto un sontuoso primo tempo, ha fatto delle giocate, Cialanoglu almeno tre di livello proprio top, di livello top, tre passaggi di livello top, più le varie chiusure, le varie cose, e poi nel secondo tempo è andato in incalando, ha iniziato a sbagliare passaggi, ha fatto quella cazzata, per quello ho detto... Nel video a caldo si è giocato un po' il voto perché aveva fatto un primo tempo. Secondo me è bellissimo. Invece, Mike ha giocato bene tramite i tempi, eh, Frattesi No, non mi, non mi è piaciuto sto giro. Mi era piaciuto tanto a Udine. Finalmente, ho detto: finalmente Davidino dal primo minuto. In realtà no, eh, non ha dato continuità. Quindi, eh, in difesa, in difesa, ragazzi, eh, voi lo sapete, il mio idolo è Matteo Darmian ma non in difesa di tutta l'Inter Matteone Darmian. È il mio idolo, io li voglio bene, però noi, eh, lo, lo vedevamo già. già l'anno scorso c'erano dei segnali, io lo dicevo. A me dispiace, a me dispiace, però non è quello di due anni fa, ok? Che già l'anno scorso faceva delle cazzate che non erano nel suo, ma ci sta. Matteo Re Forforone è un cyborg, cioè, e quest'anno lo vedi ancora di più. Il tutta fascia, non può più farlo. Ma a me dispiace anche per lui, dispiace poi per l'amor di Dio, ha segnato la prima giornata anche l'altra sera, due volte. Una volta ha fatto un bel tiro, una volta la, 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 la tirata a casa dei Dios. Però, è proprio quel movimento della fascia. È vero anche che Denzel Dumfries spinge un cazzo rispetto, però fisicamente anche di testa è un'altra cosa. Quindi, um, a me dispiace. Però, anche l'altra sera, Matteo. Matteone Darmian secondo me arrancava sulla fascia. Ad esempio, adesso mi, mi viene in mente una cosa, no? Per il discorso, oltre al discorso di arrancare, il discorso dei cartellini. Io ieri sera ho visto Fiorentina Milan, ok? Volevo vedermi il primo tempo, alla fine me la sono vista tutta. Dodò è stato ammonito all'ottavo minuto, una cosa del genere, al settimo. Dodò sulla sua fascia aveva Teo Hernandez, stare che ha fatto una partita di merda, ma aveva Teo Hernandez e Leao, che Leao secondo me era, è stato uno dei migliori, non so perché l'ha tolto, che era un po' in palla, è andato a fare anche... Andava, quando Leao va a fare un intervento in difesa, di difensivo, e se la va a prendere e parte e corre, magari è la partita che devi tenerlo dentro, per, per quel poco che, che ho visto io, che vedo io il Milan. Però aveva due clienti scomodi, quello è rimasto tutto, ha fatto un partitone, Dodò, questo lo dico per i cazzo di cartellini per il mister Inzag perché se uno poi è concentrato sul pezzo dici sì, ha fatto quel fallo ha fatto quel fallo però se ti fidi è tutto è fatto un partitone è stato uno dei migliori tutto questo torniamo in difesa quindi di, ehm, Darmian Dimash uno dei migliori Dimash uno dei migliori alla fine alla fine non ce la faceva più è arrivato Spompo se no facevamo il 4-2 con quell'azione dove eravamo 3, 3 contro 1 mi ricordo neanche uh... Zommer Zommer sui gol allora sul rigore l'unica cosa che gli puoi imputare a Zommer è che non, non è altissimo perché fosse stato un po' più lungo l'aveva intercettata la tocca anche, secondo me è il massimo lì in allungo lui per come l'aveva intercettata, quindi secondo me è proprio un problema di statura su, su, su quel gol e sull'altro che cazzo doveva fare sinceramente cioè Fatto un gran gol zapata, però li bis, prima Cerby e poi bissec due volte che fa anche il fallo. Quindi eh, bissec, eh, mi, mi spiace, c'ha queste lacune difensive. Ogni tanto, ogni tanto, ho fatto qualche partita dove dicevi: 'Micchia, ah, guarda come sta migliorando difensivamente' poi no, perché poi puntualmente arriva la cazzata arrivano le cagate. Poi eh, da centrocampo in su, cioè da, come prende palla e porta su. Io lo dico ancora dall'anno scorso, perché non c'era Denzel che era infortunato, perché Matteone appunto arrancava, prova provolone a destra, visto che ci sta falcata, no? Quindi, boh, non lo so, eh, ogni tanto si perde in queste cagate, sarà la gioventù, non lo so, è ancora giovane, deve, deve, deve imparare delle cose, tant'è che... Poi, ehm, Taremi quando è entrato? Taremi quando è entrato non, non mi è piaciuto molto. Non mi è piaciuto molto perché... cioè non mi è piaciuto come, come l'altra partita. Eh, I movimenti e tutto ci mancherebbe, però eh, perde una palla, perde una palla a centrocampo, mi sembra che sbaglia lui a centrocampo, poi prova a rincorrere l'avversario e tutto, ma viene fuori un'azione pericolosa, se non ricordo male. Eh, No, quello allora, poi quando si trova in area di rigore, che si trova sul lato destro, che lì ormai c'è quella bestia di Milinkovic che ti ha chiuso anche lì. Secondo me l'ho detto, anche non poteva fare tanto di meglio. Però, mica il gol che si mangia, quello sì. E eh, cazzo, no, quello sì. Perché io gli ho visti i gol che fa, più o meno tutti così, li, li fa lui, cazzo, ce l'ha proprio quello a sulla respinta, l'ha fatto anche con la sua nazionale. E minchia, è arrivato molle molle lì tutto. No, non esiste perché lì è chiuso. Invece, noi fino all'ultima azione abbiamo dovuto soffrire. No, l'ultima è stata la nostra, che poi ha fischiato la fine. Ma prima della nostra, sono entrati loro in area di rigore. Cazzo, che lì magari una palla della minchia e viene fuori il 3-3. 10 contro 11. È, è normale, no? Quello dico. Quindi, non è che abbiamo sofferto chissà qua Certo, che non abbiamo sofferto chissà quanto. Il Torino, no, che cazzo, non è che ha tirato tante volte in porta. Però comunque in 10 gli ho fatto fare due gol. <ride> Quello. Eh. E queste cose qui eh, de, de, bisogna assolutamente migliorarle. Quindi, Taremi, Taremi me lo aspetto più, più cazzuto, eh, perché quella era una bella occasione. Ho detto, mi piace il lavoro che fa. L'ho detto nel video precedente, è tutto. Vorrei vederlo sottoporta. Perché di palloni ancora veramente belli, puliti, sottoporta non ne sono arrivati. Ne sono arrivati due. Il primo posso capire, ma il secondo no. Il secondo lì ci deve essere Killer Instinct che eh, a noi serve quello la, la terza punta, quello che entra che deve fare gol, no, visto che abbiamo avuto problemi e ne abbiamo anche perché Arnatovic c'era perché dopo la Coppa aveva avuto una cosa non mi ricordo, avevo visto che c'era un problema dico che cazzo, ma questo ogni volta che fa mezza partita un po', un po' un po' decente e tutto, poi si sfracana sempre però non lo so, non mi, non, non mi ricordo sinceramente, quindi ehm chi è che è entrato Pru, pu, pu. è entrato benji pavard benji pavard è entrato benji pavard eh, a me raga a me benji piace cioè secondo me l'anno scorso un valore assolutamente aggiunto alla difesa è stato benji pavard quest'anno non ha iniziato al meglio siamo d'accordo però secondo me il titolare inamovibile è lui secondo me è tanta roba io non vedo l'ora che segna Benji Pavard eh, cioè il tiro arriva cioè, a, me, a me piace come giocatore quindi eh, aspetto il miglior Benji perché ci serve anche lui per arrivare a fare quei clean sheet che facevamo l'anno scorso dove, dove non è che anche se facevamo, perché io vorrei ricordare che quando facevamo i clean sheet dove non arrivava la bravura della difesa che era un muro c'era Santo Zomer eh, che ha tolto le castagne dal fuoco più di una volta ricordiamocelo quindi è un, è un tutt'uno, vedo che alcuni stanno trovando la condizione, tipo Michi Italiano, uno di questi, nelle ultime due partite eh, mi è piaciuto, il Ticus Turam che è ritornato, che poi lui nelle prestazioni non è che gli era, cioè, ha avuto un attimino di, di stop per il gol, però le prestazioni del Ticus, di che cazzo stiamo parlando. Così come altri, di Marco, ripeto, di Marco sempre più eh, sempre più, più in forma, poi con quel piedino lì, con... La, c'è stata ancora l'ennesima giocata. Eh, ma avete visto voi Cialanoglu quando quella palla che rimbalza lui la dà di mezzo collo esterno, per, eh, forse per Darmian in fascia, se non ricordo male. Non lo so, io quando vedo quelle giocate di Cialanoglu, eh, oppure quella che aveva replicato, uguale, pari identica a quella della Juve dell'anno scorso, sempre su Dimash, uguale identica, forse la partita precedente con la Stella Rossa. Quindi c'è la sta trovando quelli... Ci siamo quasi per il vero Cialacciala. Ciala. Barella, raga, cioè, parliamoci chiaro, abbiamo avuto anche una sfiga, perché su tre centrocampisti si è rotto il migliore in assoluto, il motorino, quello che veramente eh, ti, ti, ti dava quel quid in più a tutta la squadra, c'è poco da fare. Quindi speriamo che con la Roma, speriamo che adesso si possa riprendere Nicola Barella, perché abbiamo assolutamente bisogno di lui in mezzo al campo. Basta ragazzi, questo era il video: 17 minuti, minchia, video post partita. Adesso, in queste due settimane, eh, vediamo, parliamo di tante cose. Lo sapete, non ve l'ho promesso: è uscito il coso lì, il comunicato della curva. Parlerò, di dedicherò, però adesso, se mi metto adesso a parlare della curva, diventa di, di 40 minuti il video. Quindi, farò un video ad hoc. Se non la live, le live, visto che abbiamo creato countdown, cazzi e mazzi, in queste due settimane. Faremo anche delle live ragazzi e torniamo col gaming. Torniamo col gaming perché insomma ci voglio un po'. C'è qualcuno che è appassionato, io sono appassionato, ma io perché andavo nelle vecchie sale giochi anni 80-90, che adesso ahimè non esistono più, ci sono delle cose che non, non mi ci riconosco anche in tanti videogame. Basta ragazzi, quindi questo era il video, andate a vedere le live reaction di ieri e soprattutto il video di Derbino. Condividete il video, al il canale sempre, forza inter attivate la campanella e fate un bel passaparola. Ciao!